Eccoci qua. Ciao a tutti, come state? Bene. Allora, grande novità, come si vede oggi? Com'è la trasmissione? Stavolta, secondo me, non ci batte nessuno. Tolgo gli occhiali. Allora, attendo un feedback giusto per sapere come sta andando. Io me la vedo qua sul telefono addirittura. Vediamo. Boh, è perfetta. Sono me stesso. Addirittura. Oggi è perfetto. Ragazzi, sono riuscito a passare alla fibra, per cui è tutta un'altra vita. Meno male. Allora, colto dall'entusiasmo di essere passato alla fibra, per cui adesso non avremo più problemi di qualità di trasmissione o di roba che va a scatti, si sente, non si vede. Ho una proposta da farvi. La proposta è questa: ormai siamo arrivati a 88 bpm, per arrivare a 96 mancano 8 punti, ok? Pensavo di intensificare le dirette, cioè farne tipo una a sera e ogni 2 giorni salire di un punto, cioè oggi siamo a 88, ok? Domani sera non posso, venerdì potrebbe essere 89 il relativo di 89 per il binario, che sarebbe 118 per il workout ternario e quindi 89 per il ritual. Sabato potrebbe essere 89 il workout binario e 89 ancora di nuovo il ritual, la rudimental. Domenica, terza puntata di questa sfida degli 8 giorni, diventa 120 per il ternario, 90 per il ritual. La numero 4 diventa 90 per il binario, workout binario, 90 per il ritual. Quindi il ritual viene ripetuto 2 volte, un po' per consolidare, ok? E così via fino ad arrivare almeno a 96. Possiamo fare venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, poi giovedì e venerdì non posso. Sabato, domenica, ecco, potremmo finire tipo domenica prossima oppure andare ancora avanti se ce la facciamo. Ditemelo voi, se vi piace come idea. Che ne pensate? Io, sapete che c'è? Io la faccio comunque. Poi rimangono le registrazioni sulla pagina, per cui potete rivedere la registrazione il giorno dopo o più tardi, perché magari sabato sera, domenica sera uno va a suonare, esce venerdì, quello che volete, però ogni giorno un'esecuzione di questo workout, perché io ho visto che studiandolo, cavolo, le mie mani cominciano ad andare. Allora, oggi ho fatto un po' di esperimenti e ho ritirato fuori il mio vecchio Real Feel, così ogni tanto lo cambio, mi dà un po' più di rimbalzo. E ho deciso che la prima parte, cioè l'Essential Sticking Combination, quindi binario, lo farò con le bacchette da marching band, così come i ritual li faccio con le bacchette da marching band, mentre la parte dedicata alla Möller non riesco a questa velocità a spostare queste masse così importanti, per cui ritorno alle 5B normali, ok? Quelle da batteria. Per cui adesso comincio subito a rimettere in riga i fogli, quindi facciamoli insieme, così vi do tempo per chi non l'ha fatto. Per chi l'ha fatto invece magari mi scrive se l'idea gli piace. Daniele sembra proprio che gli piaccia. Ok, allora l'ultimo è il Diddle Ritual, rimane quello. Il penultimo è il Drex Ritual. Ah, avete scaricato le versioni aggiornate del Drex Ritual e del Flame Ritual, questi con scritto versione 2 sopra? Le ho messe a disposizione di chiunque, per cui anche chi non ha acquistato il workout può usufruire di questi due esercizi, ma solo di questi due, gli altri deve sempre andarli a prendere dentro il videocorso. Tra l'altro, qui ho notato che potrei migliorare alcune cose, lo farò e ve lo spedisco, lo rimetto a disposizione. Per cui adesso preparo le 3 pagine del Drex Ritual, pagina 1, pagina 2 e pagina 3, ok? Poi c'è Flames Ritual, che
che lo precede. Li sto mettendo al contrario, vi ricordate? Parto dall'ultimo in modo che poi, togliendo le pagine, ho tutto pronto ogni volta. Ecco, no? Questo errore qua, no? Di coprire. Pagina 1, pagina 2, pagina 3. Rolls Ritual, quello che proprio niente, non lo digerisco, è ancora. Ancora no. Però va digerito questo. Perché non importa l'esercizio. Se non viene è perché non l'ho studiato abbastanza. Ok? 4 pagine. Poi c'è gli schemi ritmici, quelli da fare con la Möller e con i rulli, quindi pagina 1, pagina 2 e pagina 3. Sì. E l'ultimo è lo schema, no, questo è il penultimo, scusa, schema ritmico, quello da fare a colpi singoli a mani alternate, pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4. Ok, 3, 4. Eccolo qua. Poi ci sarà l'endurance che non lo metto nemmeno più perché ormai quello è troppo semplice da sapere a memoria. Pagina 3, pagina 4. Ok, e poi l'essenza sticking combination, il nostro stick control ampliato. Ok, ora la velocità comincia a farsi interessante, ma molto interessante. Da qui in avanti sarà molto interessante. Ecco perché ho deciso di intensificare. Ok, ecco qua. Io sono pronto. Vediamo dalla regia che dicono. Ciao Samu. Ciao Nicolò, ciao Nicolò. Ok, la regia mi dicono che è tutto a posto. Possiamo andare. Ok, vediamo se sentite il metronomo. Eccolo qua. Allora, 88 per 2 fa 172, ok, 88, 171, 2, giusto? 80 per 2 è, no, 176 fa 6, giusto? 80, 60, 8 per 2, 6, 176. Urca, eh? Interessante, vero? Ho detto che prendo le mazze. Ok? Siamo pronti? Un po' di stretching? Ah, santa miseria. Mi sono appoggiato troppo forte. Adesso poi che ho questa connessione rimetto in ballo il dottore, eh? Ed adesso proprio cambio totale di vita. Si va? Ci siamo? Ok, vado, eh. Va, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 1, 5. Ma scusa, triple. 2 battute. 4 battute. 2, 3, riduciamo anche questa, 1, 2, la francese. 4, 1, 2, 3, 4, 1. Battute per mano. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con la francese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 8, francese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Ecco qua quanto è durato. 5 minuti è durato. Fantastico, hai visto? Adesso passo a 88 e faccio l'endurance, ok? Mi metto un metronomo che mi aiuti un po' di più. 3, 4. Ecco, dopo così. Lo togliamo questo? No, dai, lo togliamo dopo. Andiamo all'endurance. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Parto con i doppi all'andata, arto forte, e torno indietro con i singoli, arto forte, poi riparto, arto debole, doppi, e torno indietro con i singoli, come l'altra volta. 1, 2, 3, 4, 5. Numero 2, 3,
Antonio. 3.
11. Cominciano ad andare, sono scaldato un po', ok, bene, adesso ci abbiamo messo 10 minuti, 12 minuti, sì, più o meno 6 minuti a andare, 6 minuti a tornare, ok, adesso andiamo a colpi singoli, quindi cambio bacchette, in questo caso vado al, dove ho messo qua, andiamo agli accenti, ok, con la Müller, cambiamo bacchette perché io perlomeno non riesco a farli senza rischiare di farmi male, beviamoci su un po', che è meglio, come sta andando? Cominciano a, le mani a frizzare un po'. La metto qua, guarda, speriamo che non cada. Ok,
Allora, adesso rimetto 88. Ah, ci siamo? Qualcuno mi dà un segnale se fino adesso va tutto bene? La trasmissione, almeno la trasmissione, non io. La trasmissione. Qualità audio, c'è ritardo? Secondo me, questa volta abbiamo fatto centro. Qualcuno mi dà un segnale? Eccolo, ottimo, grande Daniele, grazie Daniele. Perfetto, allora vado avanti. 88, adesso facciamo schemi ritmici base numero 2, ok? Colpi singoli, parto di alto forte, ho preso le bacchettine più piccole, così almeno, Vado, 2. Uni, enda, du, i, enda, du, 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 enda, du
Cioè, essere tosto questo, eh?
Ok, togliamolo. Ciao Ilaria. Ciao Andrea. Grazie Max per il feedback. Tutto ok, ma che bello ragazzi. Oh, quando le cose funzionano, come si fa a non essere contenti? Meraviglia della tecnologia, ragazzi. Allora, adesso passiamo a quello un po' più difficilino. Tutto con una mano, ok? Tutto con una mano a 88 e poi lo facciamo così. Ho fatto un po' di esperimenti in questi giorni. Facciamo ogni ripetizione a mani separate, cioè non facciamo più gli unisoni, ok? Perché a questa velocità sta diventando molto difficile. Ma facciamo la ripetizione prima con l'arto forte e poi con l'arto debole. Per esempio, il primo esercizio è 1, 2, e vado all'altro. E sì, è chiaro, poi lo rifaccio, non l'ho detto? Ripeto da capo. Quindi destra, ripetizione, sinistra, ripetizione, destra, ripetizione, sinistra, ripetizione. Cioè così. Un e due, e. Faccio solo una ripetizione, cioè solo arto forte due volte, solo arto debole due volte e mi sposto a quello dopo. Lo rifaccio per l'ennesima volta, scusate. O enda do i enda. O enda i enda. O enda do i enda. O enda do i enda. O enda enda. O enda do i enda. Tre i enda. O enda do i enda. Ok? Magari fosse a questa velocità. Ok, lo facciamo. Oh, quote rosa, ciao Ketty. Insieme a Ilaria abbiamo due quote rosa. Forza ragazze. Andiamo, 88. Tutto chiaro, eh? Comunque seguitemi, i primi sono semplici, anche se vi ingarbugliate, mi riprendete facilmente. Attenzione, eh? Un enda du enda un enda du enda un enda du enda un enda du enda du Grazie.
6, 7, scusa, 4, 7, basta con il rigidimento, 7, 7, qua comincia a essere veramente una sfida, eh? Una bella sfida. Grazie, Ketty. È frutto di lavoro quotidiano che ho fatto negli anni, cercando il relax. Comunque, Ketty scrive: quando vedo fare questo esercizio che studio la batteria, noto che tende ad alzare le spalle e le braccia. Tu sei completamente rilassato con un'ottima postura. Spiegavo a Ketty che comunque questo è il risultato di un lavoro di anni, come dicevo appunto, costante e consistente. Però quello che io ho fatto negli anni, durante questi esercizi apparentemente noiosi, è stato proprio cercare questo, il relax, cioè andare a capire quali sono i muscoli che non devo usare, che si irrigidiscono, e dirgli di rilassarsi. Cioè, se durante questo gruppo da tre c'è qualche muscolo che in teoria non dovrebbe essere interessato, io devo dirgli di stare calmo, di rilassarsi, ok? Soprattutto con l'arto debole. Perché devo alzare le spalle? No, non, i muscoli delle spalle non concorrono all'esecuzione di questo gruppo da tre. Ok, con questa tecnica, push and pull, no, pumping motion, scusami, pumping motion relativo alla Müller. Comunque è solo con l'esercizio, ma con la presenza mentale durante l'esercizio che si risolvono i problemi. Fare l'esercizio in tensione, uno non serve a niente, due è dannoso, pericoloso. Per cui quando si fa l'esercizio, in realtà, se
Lo scopo dell'esercizio è sì memorizzare, interiorizzare la meccanica dei movimenti, costruire la memoria motoria, ma costruirla in maniera consapevole, cioè sono solo i muscoli interessati al movimento che devono imparare a fare il movimento, gli altri devono stare al loro posto. Okay? È un lavoro un po' di ricerca, ci vuole un po', credo che si faccia per tutti gli strumenti, anche col pianoforte, no? Cioè se io suono pollice, medio e mignolo, le altre due dita devono stare rilassate, non devono stare in tensione così. Lo stesso per la chitarra o il basso, cioè tutti gli strumenti hanno questo tipo di lavoro, secondo me, sicuramente ce l'hanno. Noi purtroppo usiamo molto di più il corpo come ampiezza dei movimenti degli altri e ci sono comunque un sacco di traumi che gli altri strumenti non hanno. Questi sono tutti traumi che arrivano, partono, vanno, girano e arrivano alla testa. Forse è per questo che siamo tutti un po' suonati. Ma detto questo, andiamo avanti e facciamo lo stesso esercizio con il raddoppio delle note non accentate. Parto di arto forte e poi vado di arto debole. 1, 2, 1 e 2 e 1. Grazie.
five and one and two. Basta una piccola distrazione e si perde subito il filo, perché sono ormai la velocità è alta e gli esercizi durano poco, due ripetizioni. Ok, adesso torniamo ai rudimenti. Facciamo un attimo di pausa, perché sennò come procede? Bravissimo, grazie. Ah, belli, complimenti, mi piacciono da matti. Che i ragazzi sono bravi, io sono sicuro che i ragazzi sono bravi. Non pubblicano i video sul gruppo dell'esecuzione di questi warm up, solo una persona l'ha fatto, un percussionista, ragazzi, un percussionista ha pubblicato un video dell'applicazione alle congas dell'endurance, ok? Un percussionista, nessun batterista ha postato un video del genere. Mi piacerebbe che qualcuno lo facesse. Dai, lo so che siete timidi, avreste dovuto vedere le mie prime riprese come erano, già ancora non è che sia Pippo Baudo, però le prime ero inguardabile. Ok, per i rudimenti ritorno ai mazzoni, ok? Mi tolgo queste. Le appoggio qua e riprendo queste. Allora, il primo è quell'antipaticone del Roll Ritual, ok? Perfetto. Usiamo il metronomo in 4 quarti perché tutto l'esercizio è in 4 quarti. Ci siamo? Parto di atto forte, eh? Ok, vado. Va da tu e da rullo a 5.
and a fa and a wa. Two set, three and a four and a one and a two and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a three and a four and a two and a three and a four and a three and a four and a two and a three and a four and a two and a three and a four and a two and a three and a four and a two and a three and a four and a two and a three and a four and a two. Senza speranza. Thank you.
giro le mani. Tu giri le mani. Questa la prolungo. Comincio ad impararlo, però qua un attimo mi prendo un appunto, questo lo prolungo. Ok, anche questo lo prolungo, anche questo lo prolungo, anche questo, e se li modifico poi ve li rimando, eh. Per non star fermi troppo fra un cambio e l'altro, un'intera battuta sembra brutto star fermi un'intera battuta, no? Ok, andiamo al Flame Ritual. Quello modificato, quello che vi ho mandato in settimana. Tutto bene? Vediamo se ci sono nuovi. Agostino Boy, ciao Agostino. Ok, vado avanti alla Flames. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
Novità flamenco ternario. Giù le mani. Alterno.
Lo prolunghiamo. Swiss. Anche questo lo prolunghiamo fino al 4. Tu inverted. Tu flam drag. Anche questo lo prolunghiamo. 3 and 4 and 1. Questo lo prolungheremo. Ok, comincio a sentire un po' la stanchezza, eh? Comunque comincia a girare, comincia ad essere una velocità interessante. Adesso andiamo al drags. Tutto bene, procede tutto bene la trasmissione? Comincio a perdere un po' la voce. Ok. Andiamo con i drag. One, two, three, and four, and one, and two, and three, and four, and one, and three, and a four, and a one, and two, and three, e giro, e va. Thank you.
tonalità. Giù le mani. Sono 25. Fo. Ah, che sta succedendo qui? Ok, adesso l'ultimo, visto? Cosa abbiamo fatto? Un'ora. Abbiamo iniziato a 41, un'ora e 10. Porca miseria, sforiamo sempre. Pure l'esercizio sta sotto perché io mi fermo a parlare. L'esercizio sta sotto l'ora, eh? Quando uno lo fa da solo a casa non chiacchiera con nessuno, e quindi andiamo all'ultimo didol.
la forza. La forza. Dei cali, va bene, ok, visto? Abbiamo finito. È uno, non più veloce. Ok, abbiamo finito e adesso tocca a voi. Domande, dubbi, incertezze, perplessità. Allora, intanto ribadisco l'idea, perché vedi che gli esercizi cominciano a essere molto interessanti, ma se non vengono fatti quotidianamente, forse siamo arrivati a un punto di svolta, cioè per superare questa parte di velocità, questa asticella, per sollevare l'asticella, bisogna praticare tutti i giorni, per cui rilancio la proposta, o meglio, io lo faccio. Poi chi può partecipare in diretta, bene, chi non può, può sempre vedere le registrazioni. Io farei una diretta ogni sera, dove facciamo un punto ogni 2 giorni, perché facciamo, tipo adesso siamo a 88, vi spiego per chi all'inizio non c'era, ora siamo ad 88, domani non posso, ma venerdì cominciamo con la prima e facciamo 89, il relativo di 89 internario, che ho calcolato essere 118, ok? E 89 invece il rudimental ritual. Sabato faremo 89 invece il workout binario e 89 il ritual. Domenica sarà 120 il ternario e 90 il ritual. Lunedì sarà 90 il workout binario e 90 il ritual. E poi avanti così, 91, 91, 92, 92, 93, almeno fino a 96. Ok? Ovviamente verrete tutti avvertiti via mail per chi è iscritto alla lista del Drum Booster, oppure comunque pubblico in giornata sulla pagina e sul gruppo, soprattutto sul gruppo Facebook, l'opportunità di fare la diretta la sera stessa, tipo venerdì mando una mail a chi è iscritto e pubblico sulla pagina Facebook e sul gruppo, insomma sulla mia pagina, sul mio profilo, la notifica che la sera alle 9:30 faremo la diretta, il workout del giorno, ok? Vi scrivo la velocità, l'ordine rimarrà sempre questo. Adesso si tratta di ripetere. C'è un detto che dice la ripetizione che fa la perfezione, per cui adesso siamo arrivati a un punto che per salire bisogna ripetere in modo che gli esercizi vengano senza pensarci, ok? Alcune cose anche io ogni tanto, se mi distraggo per riprenderle, devo pensarci, tipo sui gruppi da 7, i raggruppamenti 4 più 3, oppure 3 più 4 o le variazioni all'interno del 3 più, 2 più 5, 5 più 2, ok? Ogni tanto basta un attimo, una distrazione e vado lungo, ok? E questa cosa mi dispiace un po' perché suonando tutti assieme lo stesso esercizio, se vado lungo io e voi no, vi butto fuori, invece vorrei non farlo, ma per arrivare a questo punto bisogna che io pratichi. E visto che io invece che praticare da solo in casa pratico in diretta, ok? Poi chi si vuole unire a me, benissimo. Chi non può, perché è fine settimana, perché esce, perché ha le prove, perché ha le serate, ci sono tanti motivi, c'è la registrazione che rimarrà sulla pagina, la metterò anche su YouTube e la metterò anche all'interno del videocorso 2 Hours Workout livello 2, perché a fine giro di queste dirette e i video sulla pagina Facebook e su YouTube verranno rimossi, ovviamente. Ok? Ci sono altre domande, dubbi, incertezze, perplessità?
Fatemi sapere, attendo perché c'è il solito ritardo di 10 secondi. Vediamo se alcuni commenti, perché ho notato che non tutti i commenti compaiono direttamente qua durante la diretta, per cui adesso apro sull'iPad forse la pagina, così potete dirmi che ne pensate di questa iniziativa. Vediamo un po'. Ah, farò delle modifiche, come vi ho detto, sui workout, sui rituals, ok? Per abbreviare le pause, cioè una battuta intera, stare fermi comincia a non piacermi più. Aggiungerò il pezzettino, due quarti, tre quarti, quello che è, e poi ve li rimando a tutti quanti, ok? E useremo sempre quelli, cioè è un work in progress. Oh, sto coso non vuole aprirsi. Avete qualche domanda, qualche incertezza? Sono le 11, ok? Avremo anche finito. Ditemi voi, io aspetto perché so che c'è sto ritardo di 10 secondi. Sto maledetto non vuole partire. Questo non si muove. Ok, sto nel frattempo elaborando e sono arrivato a un ottimo punto. Queste sono anticipazioni che avete solo voi che partecipate a queste dirette. Per il programma, quello da un anno, uno strepitoso anno fondamentale. Poi ho pensato che potremmo fare questa cosa. Faremo dei webinar dove io vi proporrò la mia idea di questo, chiamiamolo prodotto. Questo corso da un anno super mega intensivo e insieme a voi cercheremo di prendere i vostri suggerimenti per migliorarlo. Ok, lo componiamo insieme. Che ne pensate? Lo faremo a giugno. Io sto mettendo giù su carta il mio programma, sono già arrivato già al 90% perché ho già messo giù i bonus, i regali, un'idea di prezzo. Però mi piacerebbe sentire anche un po' voi, costruiamocelo insieme, così almeno io so ciò di che cosa avete bisogno. Vediamo qua, qualcuno se ha scritto qualcosa. Mamma mia. Mentre si droga va un po' meglio, seduto faccio fatica in velocità. Ecco perché questo commento io qua non lo vedo. Commento di Daniele. Che strano, ragazzi. Ho una mezza idea che Facebook non sia tenuto insieme da dei geni, perché delle cavolate. Vedi, qua ci sono commenti di Alex. Non vedo altro. Perfetto, ok, con il corso per i piedi come si è messo? Ah, oh, ottima domanda, con il corso per i piedi come si è messo? È pubblicato, oh, te lo faccio vedere subito, vediamo un po' dov'è che l'ho messo, eccolo qua, guarda, allora, tutti i corsi piedi è disponibile e avete il 40% di sconto. Attenzione, guardate qua, dovrei aggiornare questa.
pagina qui perché due sono già partiti, ok? Ne restano ancora 8. Questo bonus, questo regalo, ragazzi, questo regalo che voi non potete capire la meraviglia di questi due sound off. Questo è un kickpad e il sound off per il Charleston sono una. Cioè, puoi studiare in casa, eh? Vi faccio vedere alcuni esempi. Per esempio, vediamo se riesco a farvi vedere qualche video dove uso proprio questo sistema. Credo che sia qua. 5, 6, 7, vediamo se me lo fa vedere. Vediamo un po'. Eccolo qua. Con questo sistema potete studiare anche in casa, eh. Se mettete qualche tappeto sotto ai pedali, una roba strepitosa questo, ragazzi. Cambio atto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ok, quindi il corso è pronto. Se avete il coupon per lo sconto del 40%, per cui il prezzo invece che essere 197, il 40% rotti in meno è poco più della metà. Quindi sarà, boh, 100. Facciamo un conto, prendo la calcolatrice, adesso un attimo così non me lo ricordo al volo, faccio un conto, calcolatrice, ce l'ha la calcolatrice questa? Ci credo, non ha la calcolatrice. Vabbè, la prendo qua. Calcolatrice. Allora, 197 per 40% uguale 78. Quindi 140, 197 meno 78. 78,8 fa 118. Ok? Sono 20 unit, eh? Non è un corso come gli altri, sono 20 unit e forse anche di più perché non ho finito di registrarlo e ne ho 20 sicure, ma ne vorrei fare qualcuna in più. Ok? Quindi vedi qua sono pubblicate fino alla 10, ma sono pronte fino alla 20, le sto montando, diciamo i video li sto montando, ma siccome voi avete una unit a settimana, io sono avanti di 10 settimane, per cui faccio in tempo a finirlo. Per quando voi mi raggiungete le 10 e avrò finito le 20. Ok? Tutto qua. Ritorno qui. Eccomi qua. Torniamo in diretta. Ok. Beh, Andrea, che ne pensi? Questo è il corso. Ok. Va bene, se ci sono altre domande riguardo altri corsi, altre cose, fatemelo sapere, scrivetemi, è semplice, basta che scrivete qua. Voilà, questa è la mail, scrivete qui e potete chiedermi qualsiasi cosa. Ok, ovviamente i regali del corso Piedi, in più ci sono sempre le chiamate via Skype da un'ora all'una, perché
una al mese, siccome 20 unit sono 5 mesi, sono 5 Skype call da un'ora, one to one, io e te, e parliamo dei tuoi problemi con i piedi, con le mani, un po' meno della vita perché non sono uno psicologo, ok? Però, insomma, possiamo parlarne, ok? Sono le 11:10, ragazzi, comincio a essere un po' stanco, il lavoro comincia a essere importante, per cui ci vediamo, penso venerdì, ok? Lo scrivo qua. Mi organizzo per cominciare venerdì la sfida degli 8 giorni. Ok? E adesso buonanotte a tutti. È stato un piacere. Vedo che siamo un numero secondo me buono, non fatemi spaventare se non siamo 200, va bene anche 10-12 persone, sono quelli che resistono che un giorno vedranno i risultati che faranno la differenza. Ok? Comunque c'è la registrazione, adesso io appena finisco qua Facebook pubblica la registrazione sulla pagina, per gli altri che non potevano esserci stasera perché ho capito che il mercoledì è il giorno di prove, ci vediamo nella registrazione. Ciao, buonanotte a tutti!